Ciao a tutti, intanto che passeggio per questa stradina circondata dal verde in una delle poche belle giornate di sole qui in Finlandia. Piccola panoramica per mostrarvi come davvero non ci sia neanche una nuvola oggi. Volevo proporvi uno spunto sulla ribellione, sui ribelli, su chi è il ribelle oggi. Io e penso anche molti di voi tendiamo a riconoscere i ribelli dal loro modo di vestire, dal colore dei capelli, dagli oggetti in pratica, soprattutto dall'abbigliamento, da tutti questi accessori che possono portare per esprimere la loro diversità, il loro non conformismo. E sicuramente nell'animo di queste persone c'è questo sentimento di ribellione, loro si sentono ribelli. Però ultimamente io riflettevo e pensavo, per la società, per il potere, diciamo, qual è la ribellione più forte? Ecco, la ribellione estetica del vestire diversamente è una ribellione molto personale, non colpisce gli altri, non colpisce il sistema, non ha nessun effetto, o molto marginale, al di fuori di te e delle persone che ti stanno accanto. Ecco, io volevo suggerirvi questo spunto, che secondo me in quest'epoca in cui viviamo, nella situazione in cui viviamo in Italia e anche possiamo dire nel mondo occidentale, ma soprattutto in Italia ultimamente, secondo me uno dei comportamenti più ribelli che si possono tenere è sposarsi a 20 anni, comunque prima dei 30 anni, diciamo molto presto, sposarsi presto è una forma di ribellione, mettere su famiglia, l'avere dei figli, magari prima ancora di avere un lavoro o una prospettiva di lavoro. Ecco, questo sarebbe un gesto che per molti di noi persone razionali è un gesto folle, perché mettere su famiglia, avere dei figli quando non hai nemmeno un lavoro per mantenerli sembra quasi criminale. Beh, secondo me questo è un gesto importante, riprendo, questo è un gesto importante, la sua importanza sta nel fatto che mette lo Stato di fronte alle sue responsabilità, senza scuse. Ovvero, quali sono le responsabilità dello Stato? Beh, il provvedere ai suoi cittadini, a fare in modo che nessuno si è lasciato indietro. Quindi, pensate un attimo, adesso voglio portare questo esempio ancora più ai suoi estremi, ma immaginiamo che questa persona che si sposa giovane, beh, questa coppia di persone, perché sono in due, si sposano giovani, hanno dei figli, non hanno un lavoro, magari non hanno nemmeno i genitori, oppure non hanno legami con i genitori, oppure si rifiutano di essere aiutati e mantenuti dai genitori. Ecco, questo secondo me è un esempio di ribellione totale nei confronti del sistema, è una ribellione forte che dà un messaggio che non si può ignorare. Non è come il vestirsi diversamente, che è un messaggio visuale e basta. Questo
non può essere ignorato, perché a queste persone bisogna dare di che mangiare, bisogna dare un tetto sotto cui vivere, e quindi impone allo Stato una riflessione, una scelta, una decisione di supportare queste persone. Ecco, questo non dico che è un invito, ma quasi, nel senso che si capisce che sarebbe una decisione difficilissima, e come ho detto, molti la considererebbero anche criminale per certi versi, perché considerando la realtà in cui viviamo, i servizi sociali di cui disponiamo, una scelta del genere, è facilmente criticabile. Ma proprio in virtù di questo è un gesto veramente ribelle. Detto questo, vi saluto, spero che siate riusciti a vedere un po' di verde alle mie spalle. Sto camminando vicino al fiume. Oggi è una bella giornata davvero, e allora spero che lo sia anche per voi. Ciao ciao!